Ciao, sono Cristiano Ribardi e questo è Ballum Party TV. Oggi puntata speciale. Abbiamo con noi Ismaele Toma. Ciao Cristian, ciao. Ciao Ismaele. Ismaele arriva da Casarano, in provincia di Lecce. Il suo negozio si chiama? Ballunlandia. Ballunlandia, da tanti anni già in questo settore. Oggi ci presenterà la sua idea particolare di Halloween. Prendete appunti. Buon lavoro Ismaele. Grazie. Vi presentiamo il materiale che andremo a utilizzare per la realizzazione di questa scultura. Stop! No. Ci parto così, parto fianco proprio. Abbiamo lattice e gemar di diversi colori e diverse misure, un foil grabo e andremo a inserire anche una ragnatela. Come ben avete visto, sono dei colori inusuali per la tematica di Halloween, però lo scoprirete dopo. Quindi, ora partiamo! Iniziamo col creare la nostra struttura su cui andremo a lavorare per la realizzazione della composizione. Si possono utilizzare diversi materiali, quindi materiali plastici, ferro. Io trovo comodo utilizzare il fil di ferro, che è molto facile da utilizzare, è flessibile, si può tranquillamente modellare con le mani. E con questo tipo di materiale possiamo realizzare molteplici forme. Io in questo caso ho realizzato un rombo. Su questo tipo di strutture ci si può lavorare in diversi modi, anche nel modo più semplice. Ora vi mostro come andremo ad utilizzare i modellabili per creare qualcosa di diverso. Prendiamo un classico palloncino modellabile e tiriamo fuori l'aria. Facciamo un nodo, scegliamo un'estremità della struttura da cui partire e andiamo a fare un doppio nodo. Fatto questo, si tira il modellabile nel lato opposto e si fa la stessa cosa. Ovviamente il superfluo viene rimosso. La stessa cosa facciamo con un altro modellabile, quindi sempre tiriamo fuori l'aria. Facciamo un doppio nodo dalla prima estremità. Tiro il modellabile. E abbiamo questo tipo di risultato. Ovviamente adesso ormai siamo a ridosso di una festività come Halloween, quindi con questa stessa tecnica abbiamo realizzato questa ragnatela, che è stata realizzata nello stesso modo, quindi modellabili da un'estremità all'altra e poi sono state realizzate le diverse giunture. Ora andiamo a decorarla. Andiamo a gonfiare un po' di palloncini per andare a decorare la nostra ragnatela. Ecco qui, abbiamo realizzata una piccola ghirlanda organica e come questa ne possiamo fare diverse, sempre per continuare a decorare, quindi possiamo fare di diverse misure.
e adesso andiamo ad applicarle sulla nostra ragnatela. Allo stesso modo vado a creare una base organica un po' più ampia e per coprire il piede della struttura che abbiamo realizzato. Ecco qui, adesso abbiamo completato la base, adesso proseguiamo con la decorazione della ragnatela. Ecco fatto, che ve ne pare? Allora, però per dare un tocco più particolare alla nostra composizione andiamo ad aggiungere, come avevamo detto prima, la ragnatela. Ok, perfetto. Adesso, una volta fatta la decorazione esterna, andiamo ad inserire il nostro 18 pollici grabo. Questo qui molto carino e molto simpatico. Andiamo ad applicarlo. Ok, perfetto. Ecco qui la scultura terminata. Spero che vi sia piaciuta. Bravissimo Ismaele. Grazie Cristian. Spero vi sia piaciuta la sua idea un po' particolare di Halloween. Tu ti sei divertito? Sì, tantissimo. Bene, allora ti aspetto alla prossima. Ci vediamo ragazzi, alla prossima. Io vi saluto insieme a Ismaele. Se avete domande fatele qui sotto. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like se volete e vi aspettiamo alla prossima. Ciao! Ciao!